Ma io sto riprendendo da questo problemino che ho avuto al muscolo e ho avuto possibilità insieme allo staff medico di lavorare anche durante le vacanze dell'ultimo dell'anno di Natale, quindi siamo portati avanti con il lavoro. Oggi, tra ieri e oggi, abbiamo iniziato a saltare, quindi insomma spero nei prossimi giorni di aggregarmi completamente alla squadra e di allenarmi con i miei nuovi compagni di squadra. Ho trovato un ambiente molto professionale, città meravigliosa, ma questo già lo sapevo, ho potuto apprezzarla ancora di più. Adesso insomma c'è la mia famiglia qui ancora un paio di giorni, quindi la visiteremo insieme, e c'è da fare un bel lavoro, nel senso che salvarsi non è assolutamente facile. Il campionato italiano si è dimostrato ancora una volta un campionato molto molto difficile, e quindi insomma ci sarà da lavorare parecchio e trovare gli stimoli insomma adesso per cercare di reagire a questo mood non proprio positivo e cercare di fare più punti possibili da adesso fino alla fine della stagione. Ma è nata in neanche 48 ore, nel senso che la società di Siena mi ha cercato, a Verona anche lì sono successi un po' di casini, nel senso che ci siamo praticamente infortunati contemporaneamente sia io che l'altro iraniano, e hanno avuto la possibilità di prendere Matej Kaczynski. Quindi per me non c'era più lo spazio che avrei avuto prima, nel senso che il progetto di Verona era comunque un progetto dove, tra virgolette, sarei partito dalla panchina, ma comunque avevo già dimostrato sia nelle prime 6 partite di andata che alla fine arrivavo sempre io a giocare, quindi mi sentivo molto bene fisicamente, a parte questo problemino ecco, fisico. E quindi nel momento in cui si è prospettata la possibilità di venire a giocare, di venire a dare una mano a... innanzitutto una società che speravo un giorno o l'altro di poter conoscere e di poterci giocare, e quindi insomma è stata un po' una reazione a catena, ecco. È stato un effetto domino che ha fatto sì insomma che ci fosse la possibilità di venire a giocare a Siena, e io ho accettato, sono molto molto felice di aver accettato. Bisogna essere anche un po' lucidi, no? In questi momenti quando si perdono così tante classifiche si cerca sempre un po' di... ogni sconfitta è uguale, no? Invece non è così, insomma, una squadra, perdere con Trento non è come perdere con un'altra squadra. Perdere con Trento ci sta, è una squadra molto molto competitiva, insomma ha vinto anche il mondiale per club, ha sicuramente un livello superiore sia di gioco che di talento in campo. Quello che c'è da fare è che c'è da lavorare veramente veramente bene e duramente, perché bisogna invertire un attimino la rotta che si è presa, e bisogna avere anche quella lucidità anche quando si perde, insomma, di non buttare tutto dalla finestra, ma di valutare, ecco, cosa non è funzionato e cosa invece è andato bene. Quindi insomma stiamo lavorando già duramente, Emanuele è un allenatore insomma che ci fa lavorare parecchio, e quindi insomma dobbiamo un attimino metterci tutti insieme, lavorare e crederci, ecco la cosa più importante è crederci, perché non possiamo mollare in questo momento. È sicuramente una partita importante, come sono importanti tutte le altre. Io non mi focalizzerei troppo su Latina, nel senso che sì, sicuramente è una partita importante, ma sia che vada bene che vada male, il nostro obiettivo è quello di far punti con tutte. Ogni punto per noi da oggi in poi è importante. Non sarà sicuramente la partita di Latina che se la vinciamo la perdiamo, siamo a posto e viceversa. Quindi noi dobbiamo pensare una partita alla volta, dobbiamo cambiare, come dicevo, il modo di magari lavorare, il modo di approcciarci alla partita, e questo deve essere da stimolo partita dopo partita, settimana dopo settimana, fino a quando ecco, non sarà finito il campionato. Quando il risultato non arriva sicuramente lo spogliatoio ne risente. Come ho già detto più di una volta, bisogna cambiare un attimino l'approccio, bisogna cambiare un attimino la mentalità, dobbiamo metterci tutti in gioco, perché insomma è inutile che ci giriamo intorno, la situazione non è positiva. Bisogna essere onesti con se stessi e accettare la realtà, e però cercare di cambiare anche le cose. Ecco. Se c'è la voglia di cambiare le cose, secondo me i risultati arrivano. Io cercherò di dare il 110%, insomma, come ho sempre dato. Ci sarà sicuramente un tot di esperienza da parte mia che posso mettere per aiutare la squadra.
Non siamo una squadra giovanissima, quindi insomma un po' di esperienza in più in campo penso che faccia bene. Sono d'accordo, non dico niente di più, cioè, aiuta la squadra con la nostra esperienza e guarda sempre come va. C'è un giocatore che ha fatto di stagione bellissimo di qua in Italia e sicuro questo nome anche è importante, è giusto, ma adesso sono arrivata per solo aiutare la squadra. Quando io gioco bene o non gioco bene non è importante, l'importante è questo momento è la squadra vince la partita. La città è bellissima, anche la squadra è di bei ragazzi che sono solo due giorni di qua, ma no, ragazzi bellissimo. Adesso guardiamo dove la nostra squadra è, perché in questi momenti non ho fatto del lavoro più per individuale e ancora cambio questo di 1 a 6 contro di 6, ma aspetta e guarda. Conoscevi già Maruf, no? Sì, conosci, giocata con noi in Iran, per quello, ma è una bella giocatore. In questi momenti tutto è perfetto, c'è una bella città, anche il tempo è bellissimo in questi momenti. Il tifoso non conosci, solo aspettiamo per la prima partita, ma per il resto non ho detto niente di male, cioè, bella città. Sto rientrando, io spero di sì, stiamo facendo tutto il possibile per esserci già con la Tina, non so a che se sarò al 100% oppure no, però insomma l'obiettivo è quello di esserci e se ci sarà bisogno di dare una mano alla squadra. Io sono pronti, senza di problemi. Io sano. Benissimo.